Da parte nostra non c'è modifica, perché non essendo modificata la rata e la scadenza, e quindi l'ultima rata di scadenza del mutuo, il mutuo concluderà nel 2022, quindi anche la polizza fiduciaria rimane quella che era rispetto a prima. Quindi per il comune non c'è nessuna modifica, e quindi abbiamo deciso di portare la pratica proprio in consiglio comunale. E così è arrivato in consiglio comunale l'atto che riguarda il project financing del palazzetto del Nuoto di Arezzo, dove l'attività adesso è ripresa con regolarità dopo i mesi di chiusure dovuti alla posizione assunta dai gestori contro la certificazione verde. Adesso il gestore ha chiesto di poter congelare per un anno il pagamento del mutuo. Delle due rate, aprile e ottobre 2022, del mutuo. Queste rate poi dopo verranno ridistribuite nelle rate che rimarranno di qui al 2032, che sarà la data di scadenza del mutuo. La banca ha dato parere positivo a quella che era la richiesta della società, e ha chiesto a noi, essendo i garanti del mutuo, abbiamo una polizza fiduciaria a garanzia appunto di quello che è il mutuo che la società ha eseguito con la banca, di dare un parere anche da parte nostra, chiaramente, essendo i garanti. Dal mio punto di vista permangono alcune perplessità. Vorrei ricordare a tutte le cittadine e tutti i cittadini, soprattutto alle famiglie che hanno bambini e bambine piccoline, come il gestore della piscina comunale, per una sua battaglia ideologica, che personalmente tra l'altro non condividevo, ha tenuto chiusa quella struttura per diversi mesi. Bene, io credo, e il comune non ha fatto nulla, io credo che ci sia da fare un punto su quella gestione. La piscina comunale, l'unica piscina di questa città, non può stare chiusa quasi un anno perché il gestore è contro i Green Pass. Io credo che su questo l'amministrazione doveva avere il coraggio di prendere delle decisioni e valutare se era possibile trovare un gestore che rispettasse le regole.